Cari lettori di Extreme Hardware, questo è il video di presentazione e di analisi tecnica sia della componente esterna che interna del cabinet Silverstone Raven 4, precisamente il primo video in cui analizzeremo appunto la scocca esterna, alcuni dettagli tecnici ed eventuali predisposizioni. Ci teniamo a precisare che questa soluzione del produttore asiatico è davvero molto particolare in quanto si discosta molto da quello che è stata la progettazione della serie Raven precedente a questo modello. Infatti ricordiamo che il Raven 1 si caratterizzava per un design davvero particolarissimo, molto moderno ed aggressivo per quanto riguarda le linee. Il Raven 2 invece è stato il capostipite di una fortunatissima serie che poi ha generato il Raven 3 che presentava una rotazione del plate della scheda madre di 90 gradi. In questa occasione invece Silverstone ha cercato di ammodernare nuovamente, di focalizzare l'attenzione sulla dissipazione termica, ma fornendo anche uno standard di installazione migliore per quanto riguarda, ad esempio, il montaggio di sistemi server, ma questo è un dettaglio che vedremo successivamente. Come possiamo notare dal video, e soprattutto da una pressione frontale, l'unità, o meglio, il frontalino è in plastica e presenta una porta esterna, una porta frontale che maschera una predisposizione per due ventole AP181 da 180 mm, ventole che presentano un filtro anteriore che è removibile in una maniera davvero sbalorditiva per quanto riguarda la facilità. Da notare il fatto che è presente un filtro con un design delle maglie davvero molto, molto fine e particolare, che permetterà quindi un miglioramento della ventilazione e prossimità della parte frontale del cabinet. Le ventole AP181 presentano una griglia posteriore che permette di incanalare il flusso, ed inoltre questo cabinet presenta un sistema di controllo per le medesime ventole frontali a tre velocità, low, mid e high. Niente, per quanto riguarda quindi la parte frontale, c'è quello che da molti viene considerato un difetto, e dal lato pratico forse fondamentalmente lo è, puramente però in termini estetici, nel senso che per ragioni di costo si è scelto di utilizzare un plate che è possibile spostare anche a destra qualora fosse necessario. Un plate però che è interamente in plastica e presenta delle. Un design che ricorda, sì, certamente la serie Raven, però non è di alta qualità, sia visivamente che al tatto. Sono presenti due tasti nella parte superiore, ma appunto l'apertura cela questa griglia di ventilazione per le due ventole da 180 mm. Eccetto questo, non c'è da dire altro. Se non che la compatibilità con le ventole e con radiatori fondamentalmente non esiste, nel senso che ci sono solo predisposizioni per le due ventole a 180 mm, la cui sostituzione non è assolutamente consigliata perché quelle che sono installate sono eccellenti. È possibile installare due periferiche da 5,25 pollici o un fan controller particolare che abbiamo fatto vedere nelle fotografie, che in questo caso è un Fobia con sei connettori e un card reader che è davvero molto pratico. Ad ogni modo, ovviamente non è fornito all'interno della confezione, ma consigliamo l'installazione di un modello simile qualora non si volesse utilizzare quello preinstallato. Il feeling personale è di avere comunque un cabinet di fascia alta tra le mani. Sebbene sia presente questa paratia che in parte presenta qualche piccolo problema nella chiusura. E come possiamo notare, sono presenti due ingressi USB 3.0, mic in e audio in, oltre ai due connettori reset e
e di accensione, quindi reset nella parte sinistra e di accensione nella parte destra. Da notare il fatto che, sebbene sia chiuso, rimane leggermente aperto per vedere l'assenza di un magnete nella parte superiore, che invece è presente nella parte inferiore. E questo, se vogliamo, è un difetto forse di Silverstone nella progettazione di questo cabinet. Nella parte superiore è presente questo rivestimento, che purtroppo anch'esso è di plastica e quindi risente del taglio sui costi di produzione. Adesso, e adesso procederò all'analisi della parte superiore e poi della parte posteriore. Superiormente possiamo notare appunto che c'è questa copertura, copertura che presenta un filtro removibile, la cui rimozione è molto veloce e permette quindi una pulizia capillare della polvere, che però in questa porzione sarà molto limitata per via del fatto che è in alto. La rimozione è possibile rimuovere questo pannello superiore? Certamente, come? Così. Basta semplicemente rimuoverlo, un attimo che con una mano è un po' difficile, basta rimuoverlo posteriormente con un meccanismo di scorrimento orizzontale. Ah, certo, sì, deve essere aperta logicamente la paratia, altrimenti non esce fuori. Com'è che non esci? No, d'accordo. La ragione è semplice, scusate, ma perché devono essere aperte le porte, le finestre, le paratie laterali. Ricordavo che non fosse così, ma diciamo che sono stato fregato, perché sono presenti appunto dei blocchi posteriori. Comunque sì, analizzando la parte posteriore, notiamo che l'installazione dell'alimentatore è nella parte superiore, facilissima perché, come vedremo, è possibile rimuoverlo dall'alto. Sono presenti dei fori di ventilazione nella parte laterale, con dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fori per l'installazione di periferiche addizionali, tra cui schede PCI o PCI Express, mentre qui le classiche uscite della scheda madre. E nella parte inferiore notiamo l'assenza di predisposizioni per l'installazione di tubazioni esterne per impianti a liquido. Qui c'è una predisposizione per una ventola da 120 mm, ma notiamo che non è presente, e questo non è una mancanza per ragioni economiche, ma semplicemente una scelta di progettazione per via dell'aerazione interna. Bene, adesso da notare anche un'altra particolarità, nel senso che purtroppo il cabinet tende ad assorbire le impronte digitali, che è facilmente risolvibile tramite una pulitura con un panno bagnato, però ovviamente rappresenta un problema di natura estetica che purtroppo è presente in tutte le soluzioni Silverstone. L'apertura del cabinet è facilissima, in quanto bisogna semplicemente rimuovere le paratie laterali con due viti drill-less, e in questo caso si guarda all'interno. Ovviamente questo è un altro particolare delle soluzioni Silverstone, nel senso che voi sì, potete pensare se sì, un classico pannello in plexiglass. Vi invitiamo ad osservare lo spessore di questo pannello, ma soprattutto il metodo con cui è stato fissato lateralmente. Metodo che risulta essere di una qualità abbastanza elevata rispetto alle soluzioni della concorrenza. La luminosità e la, eh sì, la luminosità, la, il, la qualità quindi del vetro in plexiglass è molto buona. E ovviamente quindi non siamo in presenza di un cabinet che può sembrare economico. L'interno è molto particolare. Qui notiamo un dettaglio di quello che
vedremo successivamente. Il cabinet è molto particolare perché presenta un ordinamento, uno standard BTX. Che significa BTX? Ovvero che secondo lo standard di progettazione Intel precedente al 2005 si era scelto di posizionare la CPU nella parte inferiore destra del cabinet affinché affinché ci fosse una dissipazione termica migliore per via del fenomeno della convezione, cioè del fatto che il calore tende a salire verso l'alto, e questo porta quindi a una migliore dissipazione termica sulla CPU, all'utilizzo di dissipatori studiati per la progettazione ATX-BTX e soprattutto un utilizzo di dissipatori reference che non hanno quindi problemi. Reference ed aftermarket, che quindi non hanno problemi per via del posizionamento con plate ruotato di 90 gradi in senso antiorario. Era una configurazione eccezionale per quanto riguarda il punto di vista termico, ma come vedremo, Silverstone è riuscita per l'ennesima volta a tirare fuori il cilindro, il coniglio dal cappello, dal cilindro. Perché? Perché ci saranno performance termiche davvero molto elevate nonostante l'assenza di una ventola a 120 mm. Il cabinet quindi presenta una compatibilità molto elevata. Qui però possiamo vedere che è aperto, ha una configurazione aperta che è differente rispetto a quella che potete osservare nelle fotografie classiche. Per quale motivo? Perché è stato rimosso un bay di installazione degli hard disk, la cui installazione è davvero facilissima perché bisogna montarlo. E sopra il secondo cage per gli hard disk. Basta semplicemente installarlo in questo modo e fissarlo con tre viti, una toolless, mentre due che vanno installate nella parte inferiore qui. Per l'installazione degli hard disk con questo cage che tra parentesi presenta un sistema rudimentale ma molto efficace di isolamento vibrazionale. Per l'installazione quindi è necessario semplicemente installare gli hard disk inserendoli nella classica maniera all'interno di questo cage e poi fissare le viti e quindi alimentarli dalla parte posteriore. Questo infatti è un piccolo problema, nel senso che potrebbe creare qualche complicazione qualora fossero usati dissipatori per le RAM ad alto profilo o addirittura con ventola. Quindi diciamo la predisposizione per come è stato fornito a Silverstone presenta una ventilazione che potrebbe sembrare tappata dalla parte frontale, però per via del posizionamento degli hard disk, che sono posizionati quindi paralleli rispetto alla scheda madre, questo permette una ventilazione forzata in direzione del dissipatore e in direzione delle ventole. Cos'è questo elemento? Se lo sono chiesti in molti, serve per il fissaggio di schede video professionali, ecco qui possiamo vedere meglio se riusciamo. Ecco, permette l'installazione delle schede video classiche PCI Express all'interno di questi slot, che poi arriveranno fino a questo punto, e da qui in poi sarà presente il sistema di bloccaggio per le soluzioni server, che non è altro che una piastra metallica che va ad inserirsi precisamente all'interno di queste fessure, quindi permette un bloccaggio immediato e di elevatissima qualità, che non permette il warping del PCB delle schede grafiche e conseguentemente una pressione sullo slot PCI Express. È interessante il fatto che questo plate del Raven 4 permette l'installazione anche di schede madri che presentano una compatibilità molto elevata, in quanto, come si può notare, sono presenti dei centimetri di riferimento lì, come vedete c'è lo standard ATX, qui invece arriva fino a 30 cm, e poi
addirittura la compatibilità con lo standard SSIB, e quindi è possibile l'installazione di schede madri che supportino fino addirittura due CPU. Ovviamente in questo caso è necessario rimuovere il sistema di installazione degli hard disk. E da notare il fatto che quindi c'è una ventola 180 mm frontale che va in direzione delle RAM e l'altra ventola che invece va in direzione della scheda grafica. Lo standard BTX c'è da dire che originariamente prevedeva un'installazione delle RAM non in senso verticale ma in senso orizzontale, quindi permettendo una dissipazione anche passiva o semi-passiva, che fosse funzionale rispetto al passaggio dell'aria. In questo caso, appunto, il design delle schede madri non ha preso in considerazione nel corso degli anni questa caratteristica per esigenze fondamentalmente dimensionali, nel senso che si è cercato di dare maggiore importanza alle schede grafiche piuttosto che alle RAM messe orizzontalmente. Questa qui è una scheda madre EATX. E quindi presenta già elevate dimensioni, sia orizzontali che orizzontali prevalentemente, perché verticali è standard. Bene, questa qui con sì, spiegherò successivamente il funzionamento di questi due bay per gli hard disk nel video seguente. Oltre a questo, sì, c'è da notare il fatto che l'alimentatore viene posto posteriormente, quindi si installa fino a qui ed è possibile installare anche alimentatori senza limiti dimensionali, come vedremo nel secondo video.